Santa Maria della Pietà, che si conferma uno spazio di riferimento per esposizioni ed eventi culturali di Cremona. Basta dare uno sguardo ai numeri: fino ad ottobre sono già state contate 8.925 persone, con un incremento del 27,5% rispetto all'anno precedente. Tantissime le iniziative. Sapete che Santa Maria della Pietà l'abbiamo caratterizzata molto come luogo dell'incisione della grafica e del fumetto, quindi troverete sicuramente delle iniziative legate al centro fumetto. Noi ora siamo qua al centro fumetto, all'illustrazione e tutto il mondo legato appunto all'illustrazione, alla grafica, di grandissimo valore. Cito Tony Wolf, cito Igor, che Tony Wolf è già attualmente una mostra presente, cito Igor col centro fumetto, e poi la grande mostra di Mauro Balletti. Sicuramente è anche in parte intonata a Mina, ed è una mostra sicuramente di grandissimo valore. È la Mina e la pittura. Ma ricordo Giorgio Mori, perché anche questo è una mostra importante, di un pittore importante al che vogliamo rappresentare a tutta la città. Ricordo Brix, perché insomma i Lego attirano famiglie, anche questo è un evento grande che attira tantissime persone. Anche bello le collezioni di Anna Treboldi, è una mostra delle sorelle Treboldi, di burattine, marionette e pupi, legata ad un mondo anche di fantasia, ma anche un mondo di educazione, perché intorno a questa mostra ci saranno anche attività legate al sociale. Ricordo poi il Salone dello Studente, che è sempre così importante, anche l'esperienza di quest'anno lo racconta, e infine finiremo con Tapirulan. Ancora, così come c'è adesso, anche l'anno prossimo ci sarà da dicembre in poi. Ecco, questo è il cartellone. Ripeto, è la prima volta che viene fatta questa operazione, continueremo a farla, è un modo per valorizzare tutte le realtà presenti, di altissima qualità davvero, e per promuoverci insieme, perché promuovendoci insieme, facendo cose insieme, siamo molto più forti. Teatro Ponchielli, sold out ieri sera.